Dato che il secondo episodio è finito prima di accendere il PC, eccoci qua nel terzo episodio in cui lo andrò a fare. Quindi riprendiamo da dove eravamo rimasti. Solo una cosa, nelle clip che vedrete tra poco le ventole vanno al massimo, le due del radiatore, semplicemente perché le ho collegate male. Io però sono tranquillissimo, convinto che si aggiusti tutto una volta installato Windows. Come vi ho già detto, è la prima volta che assemblo un PC, quindi ci sta, dai, fare sti errori. Qua ho già preparato la chiavetta con Windows, adesso direi di andare a collegare tutti i cavi e di andarlo finalmente ad accendere. Il monitor 75Hz lo collego con l'HDMI, mentre il 165Hz con il DisplayPort. Qua c'è il DisplayPort, che vado a collegare direttamente alla scheda video. One eternity later. Ho collegato tutto, come potete vedere non si vede nessun cavo sotto e direi che è giunta l'ora di accenderlo. Ok, allora ho fatto salva ed esci, l'ho spento, ho inserito la chiavetta con Windows e adesso appena l'ho acceso si è avviata l'installazione di Windows. Avanti, installa Windows 10 Pro, accetto, ok, personalizzata, unità 1, avanti. Adesso si installa, quindi ci vediamo tra poco. Ok, si è installato, adesso bisogna configurarlo. Italia, sì, no. Ok, avanti. Vabbè, configuro tutto e ci vediamo fra poco. Ok, l'ho configurato, mancano pochi minuti e si avvierà finalmente Windows. Ok, si è avviato. Installo ste robe del servizio Asus. Ok. Ora direi di andare a settare i monitor a 165 e a 75 Hz. Tasto destro, impostazioni schermo. Allora, il monitor 2, che è questo qua a sinistra, lo mettiamo a 75 e il primo a 165. Direi molto meglio. Adesso vado ad installare Epic Games e qualche gioco. Tieni i giochi. Ok, installato. Adesso installo subito Fortnite, giusto per vedere come si comporta il computer. Poi installo anche GTA 5, che ce l'ho già comprato, Warzone, eccetera. Fermi tutti, sono passati un paio di giorni, ho testato un po' il PC e 16 GB di RAM si sono rivelati un po' pochi. E come vi avevo detto nel primo video, ne volevo prendere altri 16 più avanti. Però ho notato che i due tubi che escono fuori dal dissipatore, che vanno appunto al radiatore, vanno a coprire più o meno metà del primo slot. Quindi, per non andare di nuovo a smontare il dissipatore per poi girare i tubi, dato che ero ancora in tempo di fare il delle RAM, le ho tornate giustificando il reso come non più necessario, infatti ho pagato la spedizione per tornarle, e ne ho comprate altre due da 16 ognuna per un totale di 32, stessa marca e stesso modello delle altre. Vi lascio l'unboxing anche di queste. Non ci crederete, ma ho effettuato il reso anche dell'alimentatore, perché dato che più avanti voglio upgradare la mia 2070 con una 3070-3080, per quest'ultima la 3080 consigliano un alimentatore almeno da 750 watt. Quello che ho ordinato era da 650 watt, quindi ho tornato anche quello e ho comprato questo qua da 750 watt con 15 euro in più. Direi molto meglio così, piuttosto che ritrovarmi più avanti con un alimentatore da 650 watt che non va bene, che lo avrei dovuto vendere come usato, perdendo un bel po' di soldi. Tra l'altro, ragazzi, non so se vi ricordate nel primo episodio come mi era arrivato il case, che il corriere mi aveva lasciato il pacco su una colonna poco prima che inizi a piovere ed era un pacco così su una colonna così. Bene, lo stesso corriere oggi mi ha portato il pacco di questo alimentatore qua e questo è lo stato in cui era quando sono arrivato a casa. Lasciato cadere per terra da sopra il cancello e rimasto qualche buona oretta sotto la pioggia. Per fortuna che c'era scritto fragile sopra. Chissà come l'avrebbe trattato se non ci fosse stato scritto. Fortunatamente però NZXT ci ha pensato e infatti la confezione è sigillata da questa pellicola trasparente. Spero sia intatto. Ok, sembra intatto anche perché gli imballaggi sono ben fatti. Come l'altro, confezione top. E questo qua è l'alimentatore da 750 watt completamente modulare. Esteticamente identico all'altro. Qua c'è l'astuccio con tutti i cavi, cavo di alimentazione e qua tutti gli altri vari cavi. Quindi ora vi lascio la clip in cui vado a togliere quello da 650 watt e in cui vado ad installare questo qua. Ok, ho tolto il coperchio, adesso vado a togliere le quattro viti. Alimentatore tolto, ora vado a collegare questo da 750 watt. Dopodiché ho anche spostato la GPU in alto, dato che me l'avete consigliato voi nei commenti, perché nel primo slot la si sfrutta di più. E un'altra cosa che ho fatto è stato spostare l'SSD da sopra a sotto dove c'è il dissipatore passivo. Una cosa di cui ero a conoscenza, però tra una cosa e l'altra, quando sono andato a montarla, non ci ho pensato. Però, guardandolo bene, una cosa che mi dà molto fastidio sono i cavi dell'alimentatore. Quindi, qua vabbè, c'è uno scotch. E qua,
i cavi bianchi, come potete vedere. Ok, quindi ora il PC è completo. Direi di andare finalmente a riaccenderlo e a farvelo vedere in azione. Ok raga, accendiamolo. Spero vi piaccia, a me piace veramente tanto. Una volta installato Windows, per installare tutti i driver, ho usato Driver Easy, la versione gratis, e facendo la scansione vi dice lui quali sono tutti i driver da aggiornare. Come potete vedere, questi qua sono quelli che ho già aggiornato, mentre questi 6 devo ancora aggiornarli. Installare un driver è veramente semplicissimo. Prendiamo ad esempio questo di Nvidia, facciamo aggiorna. Dopo che l'ha scaricato facciamo installa manualmente e vi si aprirà questa cartella qua. Schiacciamo qua sopra, copiamo, apriamo dal pannello di controllo gestione dispositivi. Per trovarlo basterà tornare su Driver Easy, schiacciamo qua e vi dice direttamente il nome del driver attuale e del nuovo driver. In questo caso sono uguali, ma non sempre è così. Una volta trovato basterà schiacciare sopra, andare qua dove c'è scritto aggiorna driver dispositivo, andiamo avanti. Ok, non è questo ma è un altro, ma la procedura è questa. Quindi il computer va veramente bene, oltre ai problemi iniziali non mi ha dato nessun altro tipo di problema. Tra l'altro dal BIOS ho attivato l'XMP per le RAM, per farle andare ad una frequenza maggiore. Le temperature quando gioco mentre streammo sono ottime. E fatemi sapere nei commenti se volete un video in cui vado a testare i vari giochi per vedere gli FPS che fa. Quindi ragazzi, questa miniserie sul PC si è conclusa. Spero che questi 3 episodi vi siano piaciuti. Arriveranno sicuramente anche altri video sul PC. È un sogno che si realizza, un PC bello, minimal, performante, da tenere su questa bellissima scrivania. Grazie a tutti per la visione e il supporto. Se volete vederlo in azione vi aspetto su Twitch, trovate il link in descrizione del mio canale e vi aspetto nei prossimi episodi della serie in cui valuto le vostre postazioni. Questo monitor qua, il monitor 75Hz lo collego con l'HDMI, mentre il 165Hz con il DisplayPort.